Al 32esimo rigore per la Juventus per questo fallo di Dybala su Müller, forse fuori aria. Calcia Ravanelli, primo gol in campionato. Un traversone di Conte consente all'ex reggiano di decidere la partita. 1-0 al 13esimo della ripresa. Sul fatto che Ravanelli sia felice come un ultra della curva Scirea non ci sono dubbi. Così come sul fatto che i padroni di casa finalmente si sblocchino. Neanche il tempo di far festa. Palla al centro e la Juve si riporta in vantaggio. Ravanelli sul lancio di Marocchi è in agguato. Non sbaglia. 3-2 per la Juve. Pure per la Juve le cose si erano messe benissimo dopo due minuti con questo gran gol dalla distanza di Ravanelli. Dopo due minuti la Juve pareggia, il primo tiro è di Müller, il secondo di Baggio, poi Ravanelli manda in rete. Dunque al 22esimo Juve in parità 1-1, rivediamo da altra angolazione il tiro di Roberto Baggio, la respinta di Mancini e poi il tocco di Ravanelli. Il primo gol scaturisce da una combinazione Marocchi-Ravanelli-Baggio-Ravanelli che da prezioso a Privacchi si trasforma in felicissimo stoccatore. L'attaccante non è una piuma, ma festeggia con insospettabile leggiadria. E l'ultima da Ravanelli, subentrato nella ripresa. La partita si chiude con il raddoppio della Juventus ed è un cross di Dilivio, servito da Conte, a consentire a Ravanelli la stoccata vincente. Al 35esimo il capolavoro d'astuzia bianconera, la difesa in tensione massima, aspettando Baggio, ed ecco che Ravanelli dalla parte opposta scarica un tremendo sinistro che fora tutti. Ci pensa Ravanelli a tranquillizzarlo. Il triangolo bianconero funziona e aggira l'agguato del fuorigioco rossonero. Müller, Baggio, Ravanelli. Gol d'autore, 1-0. Dilivio è soprannominato il soldatino del trap, ma alla faccia del soldatino la seconda rifinitura merita i gradi di sergente. Ravanelli è in agguato e il 3-0 è cosa fatta. Penna Bianca guarda la panchina e si dimostra soddisfatto soprattutto di avere segnato di testa. È ancora lui a rifornire Ravanelli, che al volo di sinistro firma una doppietta personale, 5-1. E il colpo del KO per il Parma, che non riesce a reagire. Ravanelli riceve da Müller e di sinistro spiazza Bucci. È il 3-0 per la Juve. E allora vediamo subito l'azione incriminata. Il contatto nell'area rosso-blu è tra Torricelli e Filicano, i due liberi. Per Rosica è un contatto da rigore. Ecco il calcio di punizione, sbuca Ravanelli, anticipa tutti e mette dentro. Vedete Ravanelli non sicurissima l'uscita di taglia alla tela. Zanin stende Marocchi in piena area, l'arbitro Boggi di Salerno decreta il calcio di rigore e dal dischetto Ravanelli raddoppia infilando l'angolo alla sinistra del portiere giallo-blu. Borghetto, che aveva rimpiazzato Zanin, ferma irregolarmente Del Piero lanciato a rete al limite dell'area. Cartellino rosso per l'estremo difensore del Chievo Verona, in porta va Cossato, Ravanelli lo batte imparabilmente a fil di palo. In un primo turno di Coppa UEFA assolutamente regolare nei risultati, uniche eccezioni l'eliminazione del PSV Eindhoven del brasiliano Ronaldo e quella dello Sporting Lisbona, ma ad opera del Real Madrid. Spazzato via il CSKA a Sofia esaltando la più bella serata della carriera di Fabrizio Ravanelli, autore di 5 gol come avevano fatto Fonseca ed Altafini. Ora la cinquina del popolare Penna Bianca, degno erede di Roberto Bettega, mette un po' in difficoltà Lippi. Il gol di Ravanelli a Funchal restituisce un po' di serenità alla Juventus dopo la sbella di Foggia e dovrebbe garantire ai bianconeri una partita di ritorno senza particolari affanni. Attenzione, Ravanelli ci mette il fiocco e fa 2-1 per la Juventus. Ecco il sinistro di Ravanelli, molto forte, centrale, però potentissimo. Forse sbilanciata in avanti, la squadra bianconera segna con Ravanelli, il gol che sblocca la partita. L'assist è per Ravanelli, che inzucca nel migliore dei modi. Un gol bellissimo che merita di essere rivisto.
28esimo, ancora Vialli, in fuga lanciato da Ravanelli. Apolloni è costretto a fermarlo così. Penalty indiscutibile. Dal dischetto, Ravanelli senza esitazione. 3-1 e Saracinesca abbassata sull'incontro. Dal francese parte l'azione del gol decisivo al 33esimo con la collaborazione di Vialli, ma il preziosismo tecnico di esterno destro e di Del Piero, che smarca Ravanelli, bravo nel controllo e nella battuta a rete. Un altro gol pesante sulla strada dello scudetto. Il lancio per Ravanelli è splendido, altrettanto bravo il suo compagno che con freddezza dribbla gli avversari e mette il pallone in rete. Juventus non bellissima ma cinica, ha il grande merito di non sciupare nulla, di sfruttare le poche o molte occasioni che nel corso di una partita le si presentano. È una sua prerogativa e per questo merita il massimo dei voti. La Lazio, al contrario, anche in Coppa Italia ha mostrato il suo volto ingenuo. E Baggio non manca all'appuntamento con la fantasia. Inventa infatti un passaggio smarcante per Ravanelli, che realizza così il suo 22esimo gol stagionale. Poi Ravanelli beffare Malusci e infilare Toldo per la rete del 3-1 che chiude il discorso. Il 3-1 di Ravanelli, che con la sua 29esima rete ufficiale in una sola annata eguaglia a Charles in versione 57-58. Attenzione, intanto posizione regolare per Ravanelli, e gol, mentre c'è la solita esultanza di Ravanelli e Bucci, vedete che accorre presso il guardaline Padovan per protestare. Adesso i padroni di casa ritrovano intensità e attributi. E su corner dell'inesauribile Di Livio, la scelta di tempo di Ravanelli fa rivivere Bettega. Ravanelli dal dischetto realizza la rete del 3-1. Ravanelli poi ha cercato il gol a tutti i costi e se lo è procurato da solo. Parole e musica. È la terza volta di Fabrizio in due giornate. Rubano palla Di Livio e Vialli, cross di Vialli, e Ravanelli segna il suo primo gol in Coppa dei Campioni. Dunque Juventus che batte la Steaua per 3-0. Il poker della Juventus arriva al 29esimo con Ravanelli, poi i Rangers. Poi firmava il 2-0, finalizzando in maniera puntuale una bella iniziativa di Conte sulla sinistra. Entrato in campo commette fallo su Del Piero e Ravanelli ha la possibilità di trovare gloria personale. L'arbitro bolognino, pur non essendo il ritratto della perfezione, ha occhio di lince e Ravanelli riesce a portare a casa il gol partita. Mondoni con rilancia Vieri al posto di Luppi e la gara diventa senz'altro più tesa. Ma Ravanelli non perdona dal dischetto, festeggiando con una rete le sue 100 partite in maglia juventina in campionato. Penna bianca Ravanelli è il primo rigorista della Juventus e non può sbagliare, e così si arriva al 2-2 e ricomincia a girare la giostra. Con il gol di Ravanelli al nono centro stagionale sul preciso assist di Ugovic. Il finale di gara era così combattutissimo e ricco di emozioni. Sousa sulla destra trova spazi inediti e proprio da un suo cross arriva la seconda rete bianconera. Bonomi va a vuoto, Ravanelli no. Una rete che consente alla Juve di bissare il successo di 7 giorni fa col Cagliari. Un evento, le due vittorie consecutive in casa bianconera, che non si verificava dalle prime giornate del campionato. Il gol di Ravanelli, la sua soddisfazione,